Riprendiamo in questa ventinovesima conversazione il discorso sull'umanesimo musicale, rilevando come molti compositori di quel periodo, Guillaume Dufaillot, Dufay, Johannes Hockenger, Jacob Obrecht e Joschendel Desprez, possano certamente annoverarsi fra i grandi della storia musicale. Conseguentemente lo stile polivoco e i contenuti formali ed estetici di quella che viene geograficamente definita scuola fiamminga, tesero ad affermarsi in tutti i paesi europei e dall'ultimo ventennio del XV secolo, soprattutto in un'Italia da lungo tempo musicalmente, ma anche nel campo letterario, sterile o non feconda di opere significative, ponendo le basi e le premesse per una. Rinascenza compositiva che sociò poi nella dovizia artistica delle due grandi scuole polifoniche, la romana e la veneziana. Torneremo più avanti su tali tematiche prettamente musicali. Affrontiamo in prima istanza l'aspetto puramente teorico della questione. I trattatisti del Quattrocento sancirono gradualmente il distacco dal pensiero medievale. E pur ribadendo principi ormai acquisiti, non ne elaborarono di nuovi, ma ne interpretarono le pratiche applicazione, assumendo atteggiamenti empiristici sui problemata nella scia di un eh, rinato aristotelismo, inteso nello specifico, citando ancora Fubini, come riconoscimento del piacere come scopo e fine non secondario della musica. Estrapolando e riportando di seguito sull'esempio del Fubini alcuni passaggi da un trattatello di Johannes Tinctoris 1435-1511, un teorico e compositore francese di scuola fiamminga, il Definitorium Musiche, una sorta di piccolo dizionario dei termini musicali, ne rileviamo interessanti definizioni e considerazione, che mostrano come egli fosse distante o alieno da argomentazione di carattere teorico matematico sulla musica. Possiamo evidenziarvi enunciazioni semplici, appunto, quasi elementari, soprattutto quelle prevalentemente tecniche, che nel dizionario, redatto certamente per fini didattici, non investivano mai altre argomentazioni teoriche, né s'avventuravano in dotte in ali e lucubrazioni. Similmente, in un'altra breve opera che rivela ed esprime ancor più un carattere ed uno scopo divulgativo, il complexus viginti effectuum nobilis artis musiche, Tinctoris elencava ben viginta effecta che la musica è in grado di produrre anche a livello emozionale e comportamentale, a parte il rituale riferimento alla sua funzione nel contesto liturgico. È di un certo interesse esporre tale elencazione, pur se pedisse qua. Naturalmente tutti gli effetti elencati erano minuziosamente descritti e commentati con esempi e citazioni, ma secondo Fubini veniva tralasciato qualsiasi accenno alle antiche corrispondenze tra l'armonia come principio oggettivo insito nella musica e l'armonia dell'anima. Del resto solo i primi quattro effetti riguardavano la sfera religiosa. Tutti gli altri erano rivolti ad analizzare la collocazione e la funzione che la musica instrumentalis svolgeva negli ambiti della sfera emotiva, del mondo affettivo, del piacere e del sentimento. Particolare interesse riveste il diciannovesimo effetto, poiché nei susseguenti commenti, dopo i vari riferimenti storici, l'expertus reso. Semplicemente, nel contesto delle nostre traduzioni, con il similare termine di esperto, e la gloria che riceve dalla musica, assumevano ed investivano direttamente la figura ed il ruolo del musicista. Per la prima volta venivano riconosciute, se non esaltate, non senza una comprensibile autostima e una sottesa piaggeria, la funzione, la posizione e le particolari prerogative del compositore congiuntamente alla stessa fama che acquisisce nel mondo con la sua opera. Pertanto, è proprio nel periodo di transizione, prima di acquisire e condividere la cultura rinascimentale, che in musica si affermò e si consolidò, come nelle altre arti, il concetto di creatività e. Se ne esaltò il valore artistico di là da ogni possibile condizionamento o limitazione per la sua natura secolare, di scienza asservita alla liturgia. Il teorico ormai non indagava sui fondamenti. Fisici e matematici del suono, l'organizzazione modale, l'intervallazione e quant'altro poteva costituire l'ossatura del sistema musicale, ma riassumeva o dettava le regole del comporre, desumendole in gran parte da quanto i compositori toccati dalla fama creavano ed elaboravano. Tornando nello specifico ambito musicale, si affermò nei centri della Borgogna e delle Fiandre il citato movimento artistico, ossia la scuola fiamminga, che fu caratterizzato da una progressiva evoluzione del genere contrappuntistico basato sui principi dell'imitazione, ossia del canone, e dello stile a cappella. Le forme musicali sacre e profane, la messa, il mottetto e la chanson accentuarono le peculiarità polifoniche. Soprattutto la messa, che si consolidò nella struttura a quattro voci, cantus, altus, tenor e bassus, adottò un cantus firmus unitario e si evolse in missa parodia, avvalendosi di temi estrapolati da composizioni poliponiche sacre e profane. Il cantus firmus si estendeva a tutte le parti dell'ordinarium e designava il titolo della messa. Era desunto dal repertorio gregoriano ma anche da melodie popolari. La messa a Lomarmè si avvaleva del più noto fra i canti popolari. Il maggiore compositore del periodo fu senza dubbio Guillaume Dufay, 1400-1474, attivo soprattutto nelle corti italiane e autore di nove messe, di oltre 50 composizioni polifoniche sacre e di 87 chansons. Della seconda generazione di compositori fiamminghi occorre citare Johannes Hochgeb 1420-1495 e Jakob Obrecht 1450-1505, autori di messe e mottetti, mentre fra la generazione successiva, oltre a Erich Isaac 1450-1517, attivo soprattutto presso la corte medicea, emerse la figura e l'opera di Joskendersprecht. 1440 circa, forse 1521, che eccelse nel genere sacro, 20 messe e 95 mottetti, ma anche nel profano, 58 composizioni polifoniche in lingua francese, chanson e in italiano, ossia frottole. Tutti i compositori fiamminghi delle tre generazioni operarono presso le corti italiane e influenzarono notevolmente la musica italiana del Quattrocento, assimilandone anche contenuti di più spiccata origine popolare presenti nei canti profani con struttura strofica come la frottola, la villotta, i canti carnascialeschi e lo strambotto. In Germania, la tradizione medievale dei Minnesanger fu ripresa dai Mastersinger, ossia i maestri cantori che operarono nelle città libere, Magonza, Strasburgo, Augusto e Norimberga, si organizzarono in corporazioni e svilupparono un tipo di composizione polifonica adotta di contenuto morale. Il più eminente fu Hans Sachs, immortalato da Wagner nell'opera I maestri cantori di Norimberga. Tornando all'Italia, dobbiamo rilevare infine come la fusione tra il contrappunto fiammingo, la concezione armonica dei compositori operanti presso i due maggiori centri della polifonia Roma e Venezia, unitamente alle acquisizioni dei teorici, costituirà il fondamento del linguaggio musicale rinascimentale. Ma ne tratteremo specificamente nella prossima conversazione.